Allora, io vi farei vedere subito il video, che così ci svegliamo un po', prodotto dai Parrot, che sono qua in sala, Lorenzo e Alessandro, in piedi. E sono stati bravissimi, hanno montato, diciamo, una selezione di tutti i vostri video e foto. Vado. Sonoro. Servito per scoprire degli angoli della mia città e le sue tradizioni, per conoscere meglio le nuove tecnologie e l'uso del tablet e del computer. È stato veramente molto bello perché comunque si è a contatto diretto con una parte della nostra storia. Spinta dall'interesse di poter in qualche modo aiutare la mia città. È stata una bellissima esperienza. Da quando ero piccolo mi piaceva fare l'attore. Ci abbiamo messo tanto impegno a fare queste cose, quindi lo dobbiamo portare a termine. Abbiamo ricavato delle informazioni dall'archivio che sono state poi utilizzate per elaborare dei testi. Molto apprezzato dal pubblico perché si fermava e sembrava anche abbastanza interessato. Colorno si trova in provincia di Parma. La denominazione è strettamente legata alla caratteristica del nostro territorio. Sorregge un orso dal quale sgorga dell'acqua. Nel cesto di frutta sono stati riscoperti dei fori. Fammi una faccia da ape. Quale caratteristica delle api ti piace di più? La potenza muscolare. Quanto vive un'ape? Neanche mezzo secondo, tanto arrivo io. Sono venuta a testimoniare contro mio marito. Infatti ero stata avvelenata 3 volte dal marito Peppo. We'll be right back.
Mi è piaciuto? Allora, come avete visto, è caricato sul sottocanale YouTube di IBC, dedicato esclusivamente al concorso, che è questo che vedete, quindi il video lo potete trovare lì. Poi, che cosa facciamo ancora con i vostri video e le vostre foto? Dunque, questa che vedete adesso è una nuova un nuovo sito web in cui ci sono caricati questi tre progetti che vedete per ora, fra cui Io amo i beni culturali, appunto, dove raccogliamo tutti i vostri video, i PDF delle pubblicazioni e le foto, e sono collegati tutti fra loro in base a determinati percorsi che abbiamo scelto noi. Adesso non ve li farò vedere tutti, vi farò vedere per esempio questo sul sale, se mi si apre. Allora, per esempio questo è un progetto di un'edizione vecchia di Io amo i beni culturali. Vedete, qua ci sono tutte le foto, una selezione ovviamente, e sotto le icone che indicano, queste qua materiale fotografico e questa la piccola pubblicazione con le ricette che è stata fatta in occasione del progetto. E così troverete qui, accedendo dal sito IBC, tutti i materiali che sono stati prodotti finora, ovviamente fino alla terza edizione, poi verrà caricata anche la quarta. Allora, per accedere a IBC Multimedia c'è sia sul sito IBC, qua l'etichetta rossa, o se no c'è la sezione dedicata ai due progetti rivolti ai giovani, Giovani e Patrimonio si chiama, una appunto dedicata agli uomini beni culturali e l'altra Giovani per il territorio. E qui, cliccando tutte le edizioni, trovate la documentazione di tutti i progetti, di tutte le edizioni, fino alla quinta edizione, in questo caso qua. E oltre a questo abbiamo anche la mappa georeferenziata di tutte le edizioni, fino alla quinta, che adesso vi farò vedere la quarta, che indica il progetto, i capofila e appunto un abstract breve di tutti i progetti che sono stati fatti. Questo lo trovate sul sito IBC. Poi vabbè, la pagina Facebook penso che la conosciate tutti. C'è anche un gruppo che è stato creato, dove ci piacerebbe, questo gruppo qua, dove ci piacerebbe magari stabilire un po' un dialogo anche fra i ragazzi con noi, non essendo proprio la pagina istituzionale dell'IBC, magari c'è più facilità insomma nel dialogo. Se volete iscrivervi, comunque la trovate in home nella pagina di IBC. Io direi che ho concluso.